a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo sacchettone gigante ci sono un sacco di squishy super kawaii che ho acquistato da Mods for You. Mi sono fatta un bel autoregalo, ce ne sono veramente un sacco, quindi ho deciso di mostrarveli in due tempi. Oggi vi mostrerò la prima parte dei miei acquisti perché sono veramente tanti ragazzi, mi voglio concentrare molto bene su ogni squishy e tra qualche giorno ovviamente uscirà anche la seconda parte dove vi mostrerò tutti gli altri squishy che ho acquistato da questo fantastico sito. Faccio solo una piccola premessa ragazze, purtroppo per questo pacco, e all'interno del pacco ovviamente c'era questo sacchetto, ho dovuto pagare la dogana. Ebbene sì, ho dovuto lasciare giù al postino altri $25 e ahimè purtroppo queste cose possono capitare. Adesso voglio leggere con voi una parte del regolamento del sito molto velocemente per farvi capire un attimo qual è la situations. Allora, qua ci dice: sono compresi dazi doganali o altre tasse? È possibile che tu debba pagare un dazio al momento della consegna. Io ovviamente l'ho pagato. Dipenderà dal totale del valore del tuo ordine, ti consigliamo di rivolgerti all'ufficio doganale bla bla bla. E qua ci dice: ma è probabile che tu non debba pagare nulla? Probabile ragazzi, poiché generalmente i nostri ordini non superano il limite di €150 barra $220. Ragazzi, io ho speso sugli $80-90, ora non mi ricordo, sono rimasta tra virgolette nel range, ma purtroppo ho dovuto pagare ragazzi. Vabbè, pazienza, spero che comunque questi squishy siano fantastici. Ancora non li ho tirati fuori dalle confezioni e quindi incominciamo subito scoprendoli insieme. Ok ragazzi, cominciamo subito con questa adorabile cucciola di pinguina. Quindi la confezione è veramente fantastica, come potete vedere qui abbiamo un bellissimo cielo con tanto di nuvolette, fiocchi di neve, qui abbiamo l'artwork dei due pinguini e io in questa prima parte del video vi mostro quello rosa, ma se non sbaglio ho preso anche quello azzurrino. Comunque qui dietro c'è il marchio di questo squishy, quindi sono degli squishy Punimaru originali, qui ci dice di non mangiarceli appunto perché sono squishy, ma bando alle ciance ragazze, tiriamolo fuori dalla confezione e scopriamolo subito insieme. Quindi eccolo qui, all'interno ho trovato anche questo bellissimo, questa bellissima catenella, apriamola subito. Ok ragazze, ma guardate che cosa adorabile, abbiamo qui questa catenella con questo charm a forma di cristallo di ghiaccio leggermente rosato. Qui come potete vedere c'è un piccolo chiodino che possiamo andare ad applicare qui sulla testolina del nostro pinguino. Mio Dio ragazzi, ho paura di distruggerlo, quindi vediamo di fare la cosa molto delicatamente. Quindi giriamo, praticamente dobbiamo forargli la testa a questa povera pinguina. Ok ragazze, ce l'ho fatta senza far danni, quindi il chiodino adesso è ben saldo all'interno della testa del nostro pinguino. Qui come potete vedere abbiamo un altro aggeggino, questo probabilmente serve se vogliamo tipo applicare il cristallo al nostro cellulare. Un attimino da parte, ecco qua la nostra piccola pinguina con il suo cristallo, come potete vedere è in rosa tutto perlato e glitterato, ha un ciucciottino in bocca e qui ci sono i suoi fantastici piedini gialli. Ora prima di squisciarlo vi dico di che cosa profuma. Ok ragazze, profuma tantissimo, profuma di fragola e ricorda proprio il profumo degli smushy mushy. Devo dire che è stampato proprio bene, qui c'è soltanto un piccolo difetto di colorazione come se ci fosse un grumino di colore, ma nulla di che. Adesso proviamo a squisciarlo. Wow, c'era dell'aria dentro. Ok, come potete notare anche voi diventa una grinzetta unica, è molto molto grinzoso, ma come potete vedere è anche molto molto morbidoso, abbastanza slow rising, eccolo qui. E al tatto ragazzi rimane anche leggermente ruvidino, eccolo qui. Devo dire che come consistenza non è una delle mie preferite, però è super pucciosa e carinissima questa pinguina. Passiamo ora al secondo squishy, questo è veramente super ciccioso, questa è la sua confezione, c'è scritto, vediamo se ve lo riesco a far vedere, Marshmallow Kittens, quindi è un gattino marshmallow, qui c'è scritto ancora Marshmallowy Soft. Qui sul retro abbiamo l'artwork di tanti gattini super kawaii e dei marshmallow e qui appunto c'è ancora il loghino Punimaru. Quindi ragazze, lo togliamo dalla sua confezione, vediamo se riusciamo ad aprirla, ecco qui.
E wow ragazze, questo è veramente stramorbidoso. Anche qui, come potete vedere, è uscito fuori un altro bellissimo tipo portachiavi, non lo so, adesso lo apriamo insieme. Dunque, è la catenella, è vero amore. E quindi wow, che carino, qua c'è scritto adopt by, quindi qui possiamo scrivere il nostro nome. Abbiamo adottato questo carinissimo gattino marshmallow e qui sul davanti abbiamo l'artwork del nostro gattino che fa miau, super super puccioso ragazzi. Qui abbiamo la catenella e come prima c'è il gancio per il cellulare oppure il gancetto per il nostro squishy, quindi vado ad applicarglielo sulla testolina. Ed eccoci qui ragazzi, ho montato la catenella con l'etichetta miau ed ecco qui il nostro fantastico gattino marshmallow. Allora, intanto mi piace veramente un sacco il colore, tutto super sfumato, è sfumato veramente molto bene, il visino è stampato molto molto bene ed è super kawaii e qui sotto come potete vedere è di un rosa un po' più scuro con alcuni pois bianchi. Ok, non noto difetti, mi sembra stampato piuttosto bene. Se vogliamo essere un po' pignoli, solo qui come potete vedere ci sono tipo dei micro graffietti, ma nulla di che ragazzi. Quindi lo annuso. Wow ragazzi, lui ha un profumo vanigliato veramente molto molto buono e quindi adesso lo squisciamo e vediamo quanto è morbido. Wow, che meraviglia ragazzi, ancora più morbido del pinguino, ma starete notando anche voi che comunque si riempie di grinze, diventa una grinzetta unica, cioè sta tipo invecchiando precocemente tra le mie mani, ma per il resto è veramente stramorbidoso, molto molto morbido e super puccioso ragazzi. Mi raccomando, poi fatemi sapere qual è il vostro preferito. Ed eccoci arrivati al terzo squishy ragazzi, ditemi se non è la pucciosità. Quindi abbiamo qua il Yummy Bear o Yummy Bear in versione mermaid, difatti si chiama Mermaid Candy Bear. Qui sullo sfondo potete notare la coppietta in mezzo al mare tra coralli e pesci e devo dire che è veramente super super carino. Qui abbiamo il castello Yummy Bear, c'è scritto che è un prodotto by Punimaru e qui c'è scritto Creamy Candy for X, non lo so, Luna Tabby. Comunque ragazzi, questi pack sono veramente fantastici e super colorati. Adesso andiamo a tirarlo fuori e squisciamolo insieme. Ho la netta sensazione che anche lui sarà uno squishy super grintoso, ma scopriamolo subito insieme. Sul retro dello sfondo troviamo anche quest'altro pacchettino e qui abbiamo un altro carinissimo portachiavi con catenella. All'interno come potete vedere c'è un fantastico gelatino, questo probabilmente me lo attaccherò tipo al portachiavi, non lo so, comunque staremo a vedere. Adesso lo tiro fuori dalla sua confezione ed eccolo qui, è stramorbidoso, è leggermente trasparente, come potete vedere è un cono tipo alla fragola con tutti gli zuccherini e i cuoricini marrone, in bianco e in fucsia, super super carino. Lei è una lei ragazzi, come potete vedere ha le ciglia lunghe lunghe, quindi trattasi della femminuccia. È stampata veramente molto bene, come al solito in testa ha un ricciolone di panna alla fragola con tutti i cuoricini, le stelline eccetera eccetera. Le sue orecchiette sono texturizzate come fossero delle cialdine, qui c'è della cioccolata che cola, è veramente fantastico e questa è la sua espressione super super kawaii. Io qui noto dei puntini neri, probabilmente si tratta di un po' di sporco, ma per il resto devo dire che è veramente super carino. Anche il pancino è texturizzato a mo' di cialda, stessa cosa per quanto riguarda la coda da sirena e qui la nostra coda da sirena termina con un fantastico cuoricino in giallo. E sì ragazzi, anche questo mi sembra particolarmente grinzoso, ma prima di tutto annusiamolo insieme. Wow ragazzi, lui o comunque lei profuma di uva allo stato puro, mi dispiace veramente per questi puntini, poi noto anche delle grinze qua sul musetto, non so se riuscite a vederle, ma comunque squisciamolo insieme. Wow, è super morbidoso anche lui e devo dire super super grinzoso anche, guardate, oh mio Dio, diventa una grinza unica,
ma per il resto, ripeto, è veramente stramorbidoso, mio Dio, è veramente fantastico e super puccioso. Siamo ora agli ultimi due squishy per oggi e abbiamo qui questa fantastica coppietta di koala, ragazzi, oh mio Dio, sono veramente fantastici, quindi ce l'abbiamo in grigio e in azzurro, ma sul sito potete trovarli anche in rosa, quindi loro sono i cotton candy koala squishy. Il pack è veramente super pastelloso e super caramelloso. Qui ci sono dei cuoricini. Qui sul retro abbiamo il nostro koala che mangia lo zucchero filato. E che dire, ragazzi, anche questa confezione è veramente super pucciosa. Sono degli squishy sempre Punimaru. E quindi cominciamo scartando proprio lui. Quindi vediamo un attimino come è fatto. Wow, è stramorbidoso! È veramente grande, ragazze. Mi sembrava molto più piccolo. Sicuro che dal sito, dalle foto del sito, sembrava molto più piccolo. Quindi qui sul retro abbiamo un altro fantastico portachiavi. E wow, ragazze, guardate, è un gelatino arcobalenoso e leggermente trasparente con tanto di catenella e ganci. È veramente una Eccolo pucciosità. qui, ragazze. Comunque mi piace questa cosa che all'interno delle confezioni troviamo anche questi portachiavi e questi charm, perché poi appunto possiamo decidere di applicarli ai nostri squishy o al nostro portachiavi, alla cartella, dove ci pare, insomma. Quindi questo è il nostro coalino in grigio, mi sembra stampato abbastanza bene, ha gli occhietti chiusi, ha la boccuccia aperta e qui sbuca fuori un dentino appuntito e adoro il suo musetto, ragazzi, cioè ha questo nasino gigante tutto marroncino, è veramente adorabile. Come vi dicevo prima, tra le manine stringe un cotton candy tutto sfumato di rosa e di azzurro. E questo è il retro, è veramente adorabile. Adesso lo annuso così vi dico di cosa profuma. Wow, ragazza, un profumo veramente molto particolare. Mi ricorda il talco per i bimbi, quindi mi ricorda proprio il borotalco. Wow, è veramente fantastico. Quindi adesso lo squisciamo, ma guardate che orecchiette, e scopriamo insieme quanto è morbido. Anche lui è una grinza unica, ragazze, è inutile, è tutto grinzoso, ma per il resto è veramente stramorbidoso, guardate. È anche piuttosto slow rising, quindi adesso squisciamo anche il corpicino. Wow, è un amore, ragazze, super ciccioso. E fatemi sapere cosa ne pensate anche voi delle grinze, quindi di tutti gli squishy che fanno queste grinzette. Per il resto è veramente adorabile. Ok, ragazzi, quindi ecco qui l'altro coalino in azzurro. È sempre un cotton candy koala squishy Punimaru. Cambia un po', l'espressione e ovviamente il colore. Quindi tiriamolo fuori dalla sua confezione super pastelloso. Ed ecco qui il secondo coalino. All'interno anche lui ha un gelatino. Come potete vedere, questo è senza faccina, però vedete, questo è uscito con l'espressione super kawaii, mentre questo è così semplice. Con tanti pois in fucsia e in viola. Ecco qui il nostro coalino in azzurro, è veramente un amore, stampato anche lui molto molto bene. Come potete vedere, lui tiene gli occhietti chiusi, ma in maniera diversa rispetto a quello che sembra anche più felice, non lo so. Ha la boccuccia chiusa e come potete vedere qui gli esce fuori un filo di bava, poverino. Qui abbiamo anche il suo zucchero filato in rosa e in azzurro, è stampato veramente molto molto bene anche lui e mi piace un sacco questo tono, questa tonalità di azzurro, quindi squisciamolo subito. Wow, ragazzi, è veramente uno spasso squisciare questo coalino perché è veramente bello cicciotto, morbidoso. Ripeto, peccato per le grinze perché a me onestamente non mi fanno impazzire, ecco. Quindi ecco qui il secondo coalino, adesso lo annuso e vi dico se per caso profuma. Wow, ragazzi, lui a differenza di quello grigio, adesso ve lo dico subito. Ok, quello grigio profuma di talco, quindi è un profumo molto delicato. Lui invece profuma di frutta, di frutti esotici, non riesco a definire, ma è una profumazione molto molto Ok, fresca. ragazzi, quindi questi sono gli squishy per questa prima parte del video. Qui dentro ho anche due slime da mostrarvi che ho acquistato sempre dal sito Molds4U. Ero super curiosa di scoprirli e quindi ho pensato bene di acquistarne due. Adesso, se riesco ad aprire
questa carta, li scopriamo subito, quindi eccoli qui, ce la possiamo fare ragazze, ok, oh mio Dio, qua è fuori uscito tutto lo slime, perfetto, fantastico, una meraviglia insomma. Quindi qui abbiamo un cono gelato, adesso vediamo di ripulirlo un pochino. Ok ragazzi, ho cercato di ripulirlo un attimino e oltre al cono gelato vediamo se ce la faccio a tirarla fuori. Oh mio Dio, ecco qui una super pucciosa tartarughina ragazzi, ma ditemi se non è l'amore. Cioè io ho tipo preso questo slime solo per la confezione a forma di tartaruga, perché veramente il top, è pucciosissima, il guscio è trasparente e quindi così possiamo anche vedere lo slime al suo interno, che è un clear slime con al suo interno tante perline. Cominciamo scartando il gelatino, che come potete vedere in parte è in plastica opaca, in realtà più che opaca è anche leggermente perlescente, e da questa parte invece è in trasparente. Ho cercato di eliminare l'etichetta perché era tutta bagnata dallo slime che è fuori uscito dalla sua confezione, ma comunque questo è il cono super texturizzato, quindi dobbiamo fare tipo che dobbiamo togliere il cono e così apriamo la confezione. Questo è lo slime al suo interno, è uno slime putti, è anche leggermente appiccicosino, ma adesso ci giochiamo un po', così ecco sta già cambiando la consistenza. Quindi come vi stavo dicendo è uno slime putti, super trasparentino, wow ragazzi, si allunga tantissimo ed è di un bellissimo rosa fragoloso. Adesso lo annuso così vi dico anche se per caso profuma. No, ok ragazze, ha un leggero profumo di vaniglia, ma proprio molto leggero, e scoppietta un sacco. Wow ragazzi, devo dire che mi piace, quindi se la confezione tiene e non fa più sbrodolare fuori lo slime, devo dire che alla fine tutto sommato mi piace. E tra le altre cose ragazzi, questi slime sono anche abbastanza convenienti, se non sbaglio li ho pagati sui 2-3 dollari, non vorrei dirvi una cavolata, ma comunque dopo vedrò di lasciarvi qui giù nell'info box il link a questo gelatino. Comunque lo slime è molto morbido, mi piace un sacco e come potrete notare anche voi non appiccica più, molto molto ecco carino. Qui il primo slime che abbiamo scoperto insieme, ripeto, è molto molto carino anche il pack ed è proprio questo il motivo per cui l'ho scelto principalmente, e quindi speriamo che adesso non fuoriesca più, probabilmente è successo perché lo slime all'interno era veramente tanto. Ora passiamo alla tartarughina super pucciosa, quindi eccola qui, qui ci sono i suoi occhietti, le sue zampette, è dotata anche di piedini, è sporca di slime anche lei, perfetto, e penso che per tirare fuori lo slime dovremo tirare il guscio, ok esatto. Wow ragazzi, guardate che meraviglia, una mega bolla scoppiata, ok, wow, anche questo è uno slime putti, è molto più asciutto rispetto all'altro, come potete vedere non appiccica per niente, è totalmente trasparente e al suo interno come potete vedere ci sono queste perline in bianco, in azzurro, in rosa e in fucsia, è veramente fantastico. Wow che meraviglia, è veramente stramorbidoso, vediamo quanto si allunga. Si allunga veramente un sacco, ok ragazzi, questi slime mi stanno piacendo veramente un sacco, scoppiettano e adesso vi dico se per caso profuma anche lui. Wow, questo profumo assolutamente di limone, quindi una profumazione super fresca. Che meraviglia, ragazze! E adoro, adoro, adoro la confezione tartaruga, cioè veramente il top, ragazze. Poi fatemi anche qui sapere qual è la vostra preferita, quindi se preferite il gelatino o la tartaruga slime. Questa è la prima parte di tutti i miei acquisti sul sito Mods for You, scusate per i pezzi di slime qui e lì, mi sono piaciuti veramente un sacco gli slime, sia per quanto riguarda i pack che la consistenza vera e propria dello slime. Mi piacciono un sacco tutti gli squishy perché sono stampati veramente molto bene e profumano un sacco. Unica cosa, ripeto, purtroppo non mi piace la cosa che questi squishy formino tutte queste grinze, però
se devo scegliere il mio preferito fra tutti, sicuramente scelgo questo Yummy Bear Sirena, questa orsacchiotta super pucciosa, il koala grigio perché è l'amore, ragazzi, e poi super ciccioso, ed infine il pinguino perché è veramente adorabile, ragazze. Quindi fatemi sapere anche voi quali sono le vostre cose preferite, fatemi sapere anche voi se avete acquistato da Mods for You e come vi siete trovati. Io vi mando un bacione grandissimo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!